qualcos'altro. Quindi direi che rispetto a queste dinamiche che segnatamente agli Stati Uniti fanno vedere sicuramente un mercato in salute, peraltro anche i numeri del 2013 dicono altrettanto, un pochino di rallentamento, ma di fatto tutti i numeri ancora sulla parte positiva. L'altro fenomeno importante è l'area del mobile. L'area del mobile, quindi l'esplosione mobile negli Stati Uniti, che tra l'altro in questa presentazione non abbiamo alcun accenno, riferimento diretto all'area smartphone mobile, ma anche in Italia da un punto di vista della disponibilità del mezzo sta diventando sempre più importante, no? 62% di penetrazione degli smartphone, grande interesse da parte della domanda, e quindi un mezzo sempre più interessante. Tra l'altro ricorderà qualcuno di voi che AudiWeb ha già annunciato il lancio di un panel mobile proprio con Nielsen in Italia alla fine del 2013. In questo caso tra l'altro siamo il primo paese in Europa, perché facciamo delle cose ma di fatto in modo non continuativo in UK. Sì, soprattutto il progetto con AudiWeb, come sapete, è il progetto di dare al mercato la Total Digital Audience, quindi mettere insieme l'audience da PC con l'audience da smartphone e da tablet, per dare conto, diciamo così, del comportamento e dell'audience disponibile sul mercato digitale nel suo complesso. E per quanto riguarda il caso Italia, ripeto, sono numeri noti, fanno vedere un mobile molto piccolo, ma chiaramente con dei segni importanti in termini di crescita. Quando dico piccolo ovviamente guardo l'ultima linea orizzontale, e quindi 1,02 in termini di market share sulla spesa in advertising. Gli altri numeri sono noti, ripeto, il meno 14,3 segnato da un meno 15 sulla televisione, una televisione, o meglio un 2012 che ricorderete caratterizzato da, questo è importante parlando di stime 2013, caratterizzato da una caduta più limitata nel primo quarter, eravamo intorno al meno 7, per poi chiudere a meno 21, quindi meno 15 è una media che però riflette una seconda metà dell'anno 2012 decisamente più pesante che non la prima, metà. Internet un interessante più 8%, inferiore al doppio digit dell'anno precedente o degli anni precedenti, ma comunque è un numero importante. Cosa abbiamo osservato nel primo quarter 2013? Ahimè, una situazione ancora più negativa, sia da un punto di vista di totale mercato che praticamente di tutti i mezzi, perché anche internet, seppur l'unico mezzo in campo positivo, segnala un forte rallentamento. Gli altri mezzi, diciamo ovviamente televisione e mercato, vanno più o meno assieme. Sicuramente continua la difficoltà della stampa, che ha perso un quarto degli investimenti nel primo quarter. Per quanto riguarda il lungo periodo, e quindi iniziamo a convergere verso l'opportunità del digitale, verso la necessaria innovazione rispetto agli investimenti su internet,